stata la sua fatica più grande in questa campagna elettorale? Beh, sicuramente quando a un certo punto della campagna elettorale è arrivata l'insonnia, che pare sia una delle controindicazioni della mia particolare situazione, ecco lì un paio di comizi sono stati pesantini. Però devo dire che ho trovato anche tanta solidarietà dai romani che capivano la situazione, persone che mi gridavano dal fondo del comizio: Giorgia, fallo da seduta! Ho trovato tanto affetto, ecco, questa è una cosa che mi rimane molto di Roma, della mia città, anche della responsabilità che mi porto dietro. Se almeno un romano su 5 ha votato per me, mentre tutti gli dicevano tanto la Meloni non arriva, tanto la Meloni non ce la fa, tanto dove va, è perché bene o male si sentono rappresentati e pensano che io possa fare la differenza e farò la mia parte. Lo dico anche, voglio dire, a chi dovesse vincere, a chi dovesse arrivare a fare il sindaco: se ci saranno buoni provvedimenti per Roma, noi ci saremo e daremo una mano, non faremo sconti a nessuno, perché per questo ci hanno votato i romani. A me continua a dare molto fastidio vedere Roma raccontata nel mondo come viene raccontata oggi, quindi farò la mia parte, perché per questo mi sono candidata.